Raga, avete mai notato che la D, la B, la P e la Q sono la stessa lettera, però ruotata? Allora, amici, stasera abbiamo una Forms Night. Ciao Lelix, sei arrivato per mandarmi le tue ore su Steam, probabilmente avrai 4000 ore su Counters. No, scusate, sono curioso, effettivamente non mi ricordo. Allora amici, oggi è successa una cosa mistica. Qualcuno ha notato che in the channel Porudo Gaming, ovvero this channel, è uscito un nuovo videos chiamato I terribili ordini su Amazon dei miei iscritti. Ormai coi titoli sto diventando un maestro, copertina incredibile. No, non è vero. Questa qua, tutti i pessimi progressi della mia Blender su Pokémon, è stata molto divertente da fare, mettermi nel ciambellone, ed è venuta estremamente cringe. Questa è incredibile, si può creare Napoli su Infinite Craft, infatti ha fatto 164.000 visual. Mercoledì c'è il torneo di Infinite Craft, mi raccomando, presentatevi al torneo di Infinite Craft, che sarà divertente, sarà molto divertente. Minchia, mancano 2 giorni. Devastante. Ok, comunque oggi è uscito questo video, è andato anche molto bene, quindi sono felice. L'ultima volta abbiamo reagito ai vostri ordini di Amazon, stasera faremo una cosa un po' diversa. Stasera andremo a reagire alle vostre ore su Steam, quindi chiedo a voi le vostre ore su Steam. Sì, sarà trasformato chiaramente a video. E come si fa? Intanto il form non è ancora aperto, quindi quando se lo state chiedendo in chat, aspettate un attimo che mo lo apro io a mano. Come si fa a trovare le proprie ore su Steam? È molto semplice, ve lo faccio vedere immediatamente. Basta che andate, vedi qua c'è il negozio, c'è libreria, c'è tutto quanto. Vai sul tuo profilo, quindi questo in questo caso è il mio profilo, Mario Sturniolo. Ciao, sei uno scarsone su Rust. Ciao, sono Mario Sturniolo. E io non credo che questa persona sia Mario, davvero Mario Sturniolo. No, non credo sia davvero Mario Sturniolo. Anche perché gli ho scritto coglione il 26 novembre 2001. Mi sa che questo è l'Elix. Va bene. Comunque, commenti a parte nelle cose. Basta che siete nella vostra nella vostra pagina. Basta che andate su giochi qua a destra e vi fa vedere letteralmente quante ore avete. È molto semplice. E per quanto riguarda il form, o scrivete punto esclamativo form in chat o lo trovate pinnato sopra per poter partecipare. Andiamo a leggere le regole molto velocemente. Sto sbucciando in 3 secondi. E molto semplicemente la risposta che scriverai verrà letta nel form di stasera. Per favore, le uniche 2 cose che chiedo sono: non trollare e non mandare roba non inerente al form. Please, non trollate, perché rendete molto difficile lo svolgimento della live. Per partecipare alla live, invia uno screen della schermata di Steam in cui si vedono le ore giocate. Oggi è molto semplice, non dovete fare nulla se non inviare uno screen. È molto easy, quindi nessuno può fallire nell'impresa di stasera, mettiamola così. Poddo, ma per mandare tutti i giochi vanno bene più di una foto? Ma in realtà ho messo solo una foto, quindi mi devi in quello screen devi far entrare più giochi possibili, ok? Questo qua devi ingegnarti tu nel motivo. Se sono 5 o se sono 2 non importa, mi interessa quelli con più ore, quindi quelli che sono il primo, il secondo, il terzo, quarto. Quindi posso flexare le ore su Tarkov? Certo, così ti insulto, ti chiamo nerd, ti chiamo fan di Froze, ovvero fan del capo, perché Froze è un capo. Mi mette la reazione del cuore, la reazione del fuoco a ogni storia, Froze, ed è bellissimo questa cosa. È molto, cioè interagisce molto con le mie storie, quindi sono felicissimo. Grazie a Manestream64, grazie di cuore del Prime, benvenuto, benvenuta, punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Ok, abbiamo ringraziato tutti e posso aprire il form. Fra 10 secondi potrete inviare le vostre risposte, fate in fretta perché così ci mettiamo poco. No, in realtà ci mettiamo poco, volevo dire così e vi vedo prima di tutti. Non so, stasera sono confusissimo, non so perché sono in over zucchero, quindi vi insulterò da morire. Come si fa a vedere le ore che ho giocato, che non sono stato attento? C'è scritto qua. Per trovare questa sezione vai sul tuo profilo di Steam, lo specifico di Steam, clicca giochi a destra e troverai la schermata. Molto semplicemente. Signori, si va! Si parte! Ok, a me dice non disponibile. Intendi il form?
Param. Poi, quando è la prossima live su Harsh Reality? Brother mio, se vai nel mio canale e vai nella community, trovi la programmazione. E quando dirai che Harsh Reality è giovedì. E è questo giovedì. Poi venerdì e sabato sono via perché sono a suonare. Torneremo domenica con la Poldo TV. Però ancora abbiamo un po' di cose da fare tra martedì, mercoledì e giovedì. Quindi non vi preoccupate che la settimana non è finita. Allora, qua stanno iniziando ad arrivare le prime risposte. Intanto io vi do due notizie mentre fate questo screen. La prima notizia è che sto lavorando a due video contemporaneamente, il che è difficile visto che uno uscirà sul canale di Prime Video Italia, come quello di Asbin Hotel, solo che stavolta sarà molto più tranquillo perché sennò esplodo, e un altro uscirà sul canale principale. E ho speso un sacco di soldi per fare sto video ed è stupidissimo, sai quando dici non vedo l'ora che esca così tutti saranno a bocca aperta dai soldi che ho speso. No, ne ho spesi in modo stupidissimo, infatti me ne pento un sacco, però dai, sono almeno sono felice di come sta venendo il video, quindi dai, poi appena ho news ve lo vi faccio sapere. Intanto grazie a Gammok per il Prime, ciao carissimo Gammok, punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram dei sub, grazie di cuore per la sub, benvenuto e grazie del Prime. Non è il PC da game sotto mano, se non mi ricordo male ho 450 ore su Total War 3 Regni e 680 su Crusader Kingdom 2. Ti rispetto. Hai comprato tutti i gormiti? No, purtroppo no, però nella casa nuova probabilmente inizio a collezionarli, non lo so, ho questa impressione. Ok, intanto che voi mandate gli screen direi che io posso iniziare con tutto. Me ne pento ogni giorno della mia vita, già inizio con me ne pento ogni giorno della mia vita, vediamo di cosa si pente. Hai 0 ore su Pico Park e 284 ore su People Playground. Cos'è People Playground? People Playground. Oddio, non mi dire che è quel gioco 2D. No, ho capito cos'è. Ma è un gioco che porta Pogo Dog, mi sa. Ma no, ma è uno di quei giochi da Lion. No, ragazzi, non va bene questo. No, questo no. Ma come mai se ne vede solo uno? Cosa stai nascondendo? Cosa stai nascondendo, bro? Io e i miei amici non volevamo installare Minecraft. Non so cosa sia precisamente Minecraft, se è un clone o altro. Vabbè, dai, sono solo 19 ore su Stumble Guys. Poteva andare molto peggio. E non ho capito perché Minecraft, mi sa che, vabbè. Sono comunque 19 ore. E cosa posso fare in 19 ore? E aspetta, chiedo a ChatGPT nel dubbio. Chiedo a ChatGPT. No, come sono sloggato da ChatGPT? Colleghiamoci a ChatGPT. Ok, così vi faccio sapere che cosa potevate fare durante queste ore. Allora, cosa potevo fare in... Cioè, cosa posso fare in 19 ore della mia giornata? Vediamo. In 19 ore puoi fare una valida varietà di prodotti produttivi, creativi e di svago. Esercizio fisico, un'ora. Ok, interessante. Poi abbiamo colazione e preparazione, un'altra ora. Già sono 2 ore. Poi abbiamo lavoro / studio per 8 ore. Possiamo dedicare 8 ore al lavoro e allo studio, un'ora al pranzo, 2 ore al tempo libero e agli hobby. Poi un'ora allo sviluppo personale, ovvero apprendere qualcosa di nuovo. Cena e relax per un'ora. Socializzazione e tempo con la famiglia per 2 ore. Routine serale e preparazione per il sonno, un'ora. Poi 8 ore di sonno. Perfetto. E con 8 ore di sonno sono 19 ore. Siamo sicuri che sono 19 ore? Beh, comunque, con 19 ore di tempo potevi fare talmente tante cose. Ma soprattutto... Perché c'è OBS? Brother, perché c'è OBS? Perché tu hai OBS su Steam? Non potevi tipo, che ne so... Ma dico io, scaricarlo dal sito di OBS? Non sapevo nemmeno ci fosse su Steam OBS. Perché una persona dovrebbe utilizzare OBS su Steam? Ok, non mi faccio altre domande, andrò avanti. A like pizza. Va bene se sono le ore PS5. Tecnicamente no, però mandare lo stesso. Piano. A parte che non mi sta facendo zoomare. Allora, non vedo nulla. Sono 75 ore su Pizza Tower.
Sono tante 75 ore. 10 ore su Supercan e Magic Zero. Anch'io ho delle ore. Cos'è Progress Bar 95? Vabbè, 2 ore su Half-Life e 8 ore su Geometry Dash. Però, caro mio, vuol dire che c'è uno sbilanciamento incredibile. Geometry Dash sta su Steam? Sono tante 75 ore su Pizza Tower. Oh, merda! Merda! 2500 ore su Warframe. Qua abbiamo un cazzo di gamer. Poi abbiamo Lost Ark per 893 ore e Soul Walker. Ci sono personaggi anime. Che succede se cerco su Soul Walker? Cos'è Soul Walker? Non è una roba porno, vero? No, bro, ma tu stai giocando questo? No, io ti giudico. Lo so che non dovrei giudicarti, però ti giudico. Che cos'è questa cosa? Cioè, questo dovrebbe essere un guerriero. Dov'è la sua armatura? Se ha 99% del corpo scoperto. Questi giochi occidentali ormai ci vendono la merda e noi ce la mangiamo. Non si giudica. Stavo scherzando. Totally io, smettila. Hollow Knight appena preso. Fallout 4 finito 3 volte sulla Play 4. E Factory avevo tipo 800 ore quando ancora non sapevo cosa fosse la pirateria. Me l'aveva passato un amico. Poi ho visto che giocavo su una versione non aggiornata da 4 anni e l'ho comprato. Super President Auto Saved Country. Un platform. Bla 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 bla. Madonna, quante cose mi hai scritto. Damn, ma il tuo si vede bene. Ci sta Factorio, tanta roba. 80 ore su Fallout 76, ci sta. Ringrazio che LOL non fa vedere le ore giocate prima della season 11. Ci gioco dalle 4. Dalla 4 e mi segna 2000 ore circa. Merda. Merda. Grazie Piroxian, grazie del 18esimo mese, grazie a Noob del 27esimo mese. Ciao belli, bentornati. Robocraft, tanta roba. Besiege, divertente. Mac, c'ho più ore io. Incredibile. E vabbè, molto chill. Yu-Gi-Oh! Master Duel e Lethal Company. Damn. 45 giorni senza doccia. Bravo Fabbro. 1500 ore su War Thunder. Al momento i 2500 ore su Warframe non sono battute. Hai Isonzo, 56 ore, non so cosa sia. Ah, dovrebbe essere una roba di guerra. E Call to Arms. Ti piace la guerra, caro, vero? Sei un amante della guerra. Guerra e anime, le mie uniche due passioni. 520 ore su Team Fortress 2. Dai, questo qua, 520 ore su Team Fortress 2, è tipo il gamer più pacato di Team Fortress. C'è un solo gioco dove 500 ore vuol dire che hai appena iniziato a giocare, che è Rust, secondo me. Cioè, perché il player medio di Rust ha dalle 10.000 alle 20.000 ore, quindi sono molto curioso di scoprire se c'è qualche Rust player tra di voi e quante ore ha. Blondes TD Battle 2, non so cosa sia. Destiny 2, 14 ore, meno male, perché anche Destiny è uno di quei giochi dove devi avere tante ore per essere rispettato. Vecchio programma per animare, prima di Blender, troppo tempo perso. Oddio, è SMV tipo? Minchia, non mi ricordo. 1893 ore, merda. Ah, vabbè, sei tu, Diego. Me l'hai detto che lo utilizzavi. Potrei o non potrei avere 100 ore su Geometry Dash? Dai, potrebbe essere peggio. Potrebbe essere peggio. Devo catalogare i gormiti? Brother, fallo. Fallo, fallo. SFM Source Filmmaker, sì, mi ricordo che era un po' strano come software. Marvel Snap, minchia ragazzi, conosco solo una persona che ci gioca ed è uno psicopatico, ed è Leo. 37 ore su Counter-Strike. Ma è vero che mai è uscito Counter-Strike 2 e ha sostituito il primo? Quando ce la facciamo una Bad War su Rust? Brother, quando vuoi, c'ho una voglia di farmi una Bad War su Rust che non hai idea. Jurassic World Evolution, minchia, tu sei il capo! E Jurassic World Evolution 2, no, sti gestionali sono incredibili ragazzi, uno dei migliori gestionali che ho giocato in vita mia. E non gli avrei dato un centesimo in generale a questo, perché questo non l'ho giocato. Questo qua non gli avrei dato un centesimo inizialmente. E invece, mamma mia, è fuori di testa. Ultimate Custom Night. Cos'è? Vedo Five Nights at Freddy's, quindi non mi farò domande. Ho poche ore. Vabbè, dai. Teardown 119 ore, People Playground 100 ore, BIMNG Drive, Palworld, Garry's Mod e Gorebox. Non ti giudico, non ti giudicherò. PS è un PC da appena 3 mesi. Ok, vai.
Hai un PC da 3 mesi e già hai 29 ore su Counter-Strike, bro, non va bene. Hai giocato a One Armed Robber per 82 minuti. È un gioco molto divertente, lo ammetto, quando l'abbiamo portato in live. Apex Legend e War Thunder, perfetto. Ancora nessuno ha battuto le 2500 ore su Warframe. Purtroppo ho perso il mio account del 2014. No, 29 ore su Gmod, Team Fortress. Minchia, Just Act Natural. Lo avevamo giocato con la chat? O sbaglio? Mi pare che sbaglio, mi sa che sbaglio. Non avevamo giocato con la chat. Uso poco Steam. Lo avevamo giocato con la chat invece. E che cos'è questa foto? E soprattutto, perché hai questa foto profilo? Toglitela per rispetto di quei due poveri cristi. Scusa per il primo in classifica. Fammi vedere. Merda, bro. Security breach 25 ore. Che hai fatto in 25 ore? Non lo finisci tipo in un'ora e mezza? L'Mao. Vai. Io non mi posso difendere perché ho 12 ore su Osu. Eppure poco 12 ore su Osu. Geometry Dash 132 ore. Destiny 2 127 ore. Pillars of Eternity 98 ore. XCOM Unravel. Dai, qua abbiamo un gamer moderato. Se non fosse per Geometry Dash al primo posto. Vedi, quel Geometry Dash rovina tutto quanto. Faccio schifo. Gioco a Beat Saber da dicembre. Vai. Io ho un botto di ore su Beat Saber. Non so quante. Dopo andiamo a controllare. Dopo vi faccio vedere le mie. Allora, qua abbiamo 200 ore su Elden Ring, perfetto, non era ancora spuntato qualcuno con Elden Ring, e 55 ore su Beat Saber, ci sta, hai 55 ore di mal di testa. È vero, molti hanno Destiny 2, è una cosa comune, quindi non è un dead game a quanto pare. Per partecipare al forum, ragazzi, lo trovate pinnato in chat scrivendo punto esclamativo. Ma perché tutti hanno People Playground nei cazzo di giochi di Steam? Poppy Playtime, bro, ma davvero? Grazie a Not Frezzi per il 14° mese, carissimo, grazie di cuore, bentornato. Ha rovinato tu, mi merito la perdita di morte, mi merito la pena di morte. Ti prego, popolo, non babannarmi. Ma cos'è Ultimate Custom Night, raga? Ma è un nuovo gioco di FNAF che mi son perso? Ultimate Custom Night. Altum Casanet è un breviante di un videogioco horror, punto e clicca. Ottavo gioco della serie survival horror Femmines at Freddy's e settimo gioco canonico ideato da Scott Cawthon e pubblicato gratuitamente il 27 giugno 2018. È Femmines at Freddy's, quindi. Ah, è tipo un mega pacchetto di tanto Femmines at Freddy's. Molto vecchio, ma è tipo di 7 anni fa. Beh, scusatemi ragazzi, non l'avevo mai visto. Non l'avevo mai visto! Perché vi offendete così tanto appena qualcuno tocca il vostro Five Nights at Freddy's? Ore Steam. Merda, bro, tanto rispetto. Mi tolgo il cappello per te, bro. Mi tolgo il cappello per te. Merda, ho tenuto il cappello tutto il giorno, c'ho una riga terrificante sulla testa. DayZ 1046 ore. Ti rispetto davvero tanto, anche perché su Left 4 Dead 2 è anche 586 ore. Call of Duty ci sta, Just Survive non so come fai ad avere tutte quelle ore. Poi hai Baldur Gate 140, ti rispetto, tu sei molto rispettato da me. Se ci incontriamo ti stringerò la mano copiosamente perché hai il mio rispetto. Dead by Daylight mi pecca, vabbè dai, ci sta, le ore a cercare Zeb. 275 ore su Team Fortress, People Playground, ancora ragazzi, ma io non avevo mai sentito sto gioco prima di oggi. Ah no, non è vero, l'avevo visto da Poggo Dogo e invece è giocato da tutti. Colpa di Sabaco e Saidonia, vai. 534 ore su Elden Ring, 168 ore su Baldur's Gate 3 e poi Persona 5 Royale e Persona 3 Reload. Quindi quelli che giocano a Persona giocano anche ad altri giochi? Io sapevo che tipo se scoprivi il franchise di Persona, improvvisamente la tua vita iniziava a ruotare intorno a quello, ascoltavi solo la musica di Persona e giocavi solo ai Persona, guardavi solo video su YouTube che parlavano di Persona. Non lo so. Non è il mio caso, dici? Bro, preferisco Fortnite, scherzo. Fortnite top rivelazione. Cat Ghost Fishing 8 ore. My Hero Ultra Rumble. E sei tipo 50% ti odio, 50% ti amo. Cioè siamo a metà della situazione, Tommaso. Che dobbiamo fare? Ci regoliamo la vita? Eh?
Intanto grazie a Lollo che regala una sub all'Elixu. No, l'Elixu di nuovo nel gruppo sub, scappate. Grazie ancora Lollo per la sub, grazie di cuore e welcome back l'Elixu. Merda, raga! Merda, raga! Merda, raga! Scappate! Scappate! Questo ha 3500 ore su Team Fortress 2. Dio boia! Che cazzo hai fatto 3500 ore su Team Fortress? Vabbè che sei nella media, secondo me. 3500 ore sei nella media, ragazzi. E io ho conosciuto una persona che aveva 11.000 ore su Rust, il che è abbastanza problematico, voglio dire. E che 3.500 comunque sono tante. Sono tante. Scusa, Poldo, non ho Steam a portata, ma volevo farti vedere questa cosa. Grazie, bro. Ci sono anche un paio di rette su Bandi, gioco di più da console. Ti ringrazio per averlo mandato, mi fa molto ridere il contrasto. Aspettate un attimo. E cos'era? Era, no, aspetta. Ecco. 1,2 ore. 3500. Chi è più forte a Team Fortress dei due, secondo voi? Minchia, questo record perché ha 0,1 ore su Euro Truck Simulator 2. Cioè, praticamente l'hai aperto e l'hai chiuso. Ah, perché era la demo, giustamente. Funzionano ancora le demo? Scusa, Poldo, non ho Steam a portata. Ah, no, questo l'avevo già visto. Vai. Non hai rispetto nei confronti della tua persona quando hai 13 ore su Poppy Playtime, 11 ore su Rec Room, che è tipo il fallito, cioè la versione fallita di Roblox unita a VRChat, Five Nights at Freddy's e Bargicart. Bro, rispetta la tua persona. Solo Bargicart vale in questa. Mi sa che ne hai saltato uno. No, l'avevo già visto questo. Non pago. Shakes and Fidget. Non so cosa sia Shakes and Fidget, però hai 16 ore su Counter Strike. Ci sta. Scusa, non l'ho fatto apposta, non avevo una vita prima di toccare terra. Nessun problema, brother. Ok, ciao Poldo, preferisci la Fender Stratocaster o la Gibson Les Paul? Che vuol dire? La non so cosa siano. Comunque penso la Stratocaster, sì. Bla bla bla. Allora, abbiamo 36 ore su VRChat, 29 ore su Euro Truck Simulator 2, 19 ore su Garry's Mod, Rocksmith 92 minuti, Piratopia 70 minuti. Furry Hitler? No! Cos'è Furry Hitler? No, raga, che cazzo è? No, ragazzi, è terrificante. Devo cercare, che cos'è? No. No, ragazzi, no. No, ragazzi, è terribile. Ma sono nudi? No, non sono nudi, vero? Oddio, c'è una foto di Hitler fatto tipo furry. No, ragazzi, no, sta cosa è sbagliatissima, no! Ma pure delle votazioni allucinanti. Ragazzi, ma che problemi avete? Ma c'hai pure giocato un'ora, c'hai giocato un'ora, bro, ma che cazzo ti dice il cervello? Mamma mia! Va bene, l'avrei fatto per il meme, suppongo, non ti supporto assolutamente in questo. Hai 8 achievement su 10 però, te ne mancano pochi per arrivare. E ciao Gabriele che stai editando questo video, se puoi censurare proprio la parola Hitler magari mi fai un favore, così YouTube non mi caccia dal suo sito. Io avevo una dipendenza, ma perché mi sta morendo la scheda grafica? Ora sto in fissa con Dark Souls che gioco in live, quindi niente, come stai Poldone bastardo? Tutto bene, ti ringrazio per l'insulto. Merda Prince, hai 6849 ore su Ark. Porca puttana, sono 7000 ore su Ark, frate.
Non so se devo dirti rispetto. Allora, chiediamo a ChatGPT. Allora, quanti giorni sono 6849 ore? Sono 285 giorni e 9 ore. Tu hai quasi passato un anno intero a giocare Ark. Ma soprattutto, come cazzo fa a pesare 435 gigabyte? Cioè, per giocare a sto gioco hai bisogno di metà di un hard disk da un tera. E nel mio caso hai bisogno di un quarto del mio hard disk da 2 terabyte. Figa, ma che cazzo c'è dentro sto gioco? Ark è la cosa meno ottimizzata del mondo. Sì, avevo intuito, anche perché poi si sono aggiunte tante cose. Ah, sono tutti DLC più le mod. Ah, ok, ok. Viva i dinosauri. Hai 19 achievement su 32, però. Su 7000 ore, bro. Dai, fatti gli achievement. Hai un'ora prima che finisco la live. Falli tutti e poi rimandami. Rimandami lo screen con gli achievement finiti. Ok. Andiamo avanti. Mi difendo dicendo che ho installato StumbleGuys per sbaglio. Sì, sono un fan di FNAF Pold. Un altro, no, ragazzi. Crab Game, ci sta. Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. E poi One Armed Cook. Bello, vabbè, dai, ci sta. Molto, molto tranquillo questo. Leo, ti ho mandato su Discord il mio e un cameo pure. Ok. Leo mi ha inviato le sue ore, quindi andiamo subito a vedere le ore su Steam di Leo. Ok, aspetta che ve le faccio vedere. Queste sono le ore su Steam di Leo. Leo ha 1729 ore su Rust, che sono tante, porca puttana. PUBG, hai 367 ore su PUBG, hai 89 ore su Among Us e 77 ore su Marvel Snap, dovresti vergognarti. Minchia, già con Tekken hai superato tutto, minchia quanto cazzo ci giochi. Ci giochi un bot e mi ha inviato su Discord. Ah, mi ha inviato su Discord il profilo di Noize. Allora, Noize è un creator che io seguo su YouTube perché porta Rust, fa dei video allucinanti. Ed è la persona di cui vi parlavo prima. In questo momento Noize ha 11.540 ore su Rust, ragazzi. 11.540 ore. E Prince aveva appena scritto provate a spodestarmi. E non ha tutti gli achievement, vero? Gliene mancano un po'. Porca puttana. Quanti giorni sono... Aspetta, quanti giorni sono 11.540 ore? Porca puttana. Avrei paura di incontrarlo. Ci sono andato a mangiare degli arrosticini. In realtà è una persona molto simpatica, ve lo giuro. Ah, ma sei in chat. Ciao Noize, come stai? Tutto a posto? 11.000 ore sono tante, brother. Sono davvero tante. Allora, 11.000 ore sono 841 giorni interi e 4 ore. Tu potevi passare 841 giorni e 4 ore a fare tantissime cose e invece le hai passate su Rust. Ora vediamo. Quanti giorni sono 90 anni? Mettendo che tu vivrai 90 anni, ok? Sto per farti morire di depressione, Noize, solo perché ti voglio bene. E 90 anni, di solito ci sono 22-23 anni bisestili, ok? Grazie ChatGPT che mi fai tutto il processo senza rispondermi. Anni normali sono... sta calcolando gli anni bisestili, madonna santa, vabbè, non c'era bisogno. Ho imparato ad editare con Rust, ho imparato l'inglese, le parolacce russe, ho conosciuto un sacco di persone fantastiche. Bellissimo. Quindi 90 anni sono 32.872 giorni. Hai già sprecato 400... Quanti erano? Hai già sprecato 481 giorni. Quindi ti rimangono esattamente... meno 481 giorni, ti rimangono esattamente 32.391 giorni. Secondo me altri 10.000 giorni di Rust te li puoi fare, dai. Secondo me è una life worth living. Non lo so, la considero life worth living.
Grazie Alex 10 per il secondo mese. Ciao carissimo. Tu quante ore hai, Alex, su Rust? Sono curioso delle tue ore su Rust. Quante cazzo di ore hai tu? Perché non lo so effettivamente. Perché Noise ne ha 11.000, però non so se è quello con più ore tra di voi. Porca puttana. Allora, ciao Poldo, volevo scusarmi dicendo che non solo su Steam, ma anche Epic Games Launcher. Ok, let me know. Guerbrot, vabbè, sono 105. Però adesso che abbiamo visto 11.000 ore sarà terrificante vedere tutto il resto. Poldo, ma l'hai saltato? Che ho saltato? Perdonami, ho saltato questo? Tocca a me farle vedere. E invialo a Leo se poi lo screen che me lo gira a me. Così lo faccio vedere qua. Sono molto curioso. Vabbè, qua hai 4 ore totale su Putin. Cos'è Putin? Cos'è? E perché hai due achievement dove hai ucciso Putin? 0 ore, ha vinto lui. Merda, tu hai 0 ore. Vuol dire che l'hai comprato e non l'hai mai aperto. Merda. Che cos'è carte? Bargi Kart o è Mario Kart? No, non credo sia Mario Kart su... Va bene, grazie mille per avermi inviato il Nuovo Testamento. È di WhatsApp perché ho fatto la foto allo schermo, non so fare gli screenshot. Bro, devi premere l'acceleratore più il freno. Ah no, è lo stesso di prima. Non ho Steam, vai. Mandato, ok. Leo, se ci sei, girami lo screen, per favore. Non so se è in chat, però. Leo, se ci sei, batti un colpo. Vediamo che abbiamo qua. Ah, merda. Super Mario Maker 215. Merda, Minecraft per Switch 565 ore. Porca puttana, ragazzi. Minecraft 565 ore sono tante. Oh, mi è arrivato lo screen. No, ragazzi, non è possibile. Questa cosa non è possibile. Merda, bro, quanto hai giocato a Rust? Mio Dio. Hai 16.000 ore su Rust. Porca puttana. Allora, chiediamo a ChatGPT quanto è. Piano. Allora, ciao ChatGPT, quanti giorni sono 16.353 ore? Vediamo. Sì, ho giocato. Però nemmeno tu hai tutti gli achievement, è una cosa allucinante. Porca puttana, però 24.000 ore su Crosshair X, vabbè, perché immagino lo usi con Rust Crosshair X. Bene, questo comunque è quello che vi dicevo quando vi ho annunciato prima che il giocatore medio di Rust ha 16.000 ore, penso, cioè nella media l'utente... Sono 681 giorni e 9 ore. Merda, ragazzi, sono 681 giorni. Porca puttana. Porca puttana, sono tanti. Sono quasi 2 anni. Sono quasi 2 anni. Attività recente, 331 ore nelle 2 settimane. Scusa, quante sono 300? Quanti giorni sono 331 ore? Scusa, forse devo smettere, mi hai convinto. No, continua. 331 in 2 settimane vuol dire che tu in 2 settimane hai giocato per 13 giorni e 19 ore. Su 14 giorni? Cioè, aspetta, nelle ultime 2 settimane, che sono 14 giorni, tu hai giocato 13 giorni e 19 ore. Matematica. Possiamo andare avanti. L'ho lasciato F. Ma sono per 2 perché conta anche quelle di Crosshair X. Ah, è vero, perché le conta contemporaneamente. Ok, è vero. Conta pure quelle di Crosshair X. Perfetto. Va bene, ragazzi. E sono le 21.12. Noi abbiamo un'ora di live. State sicuri che non arriverà nessuno in questi screen con più di 16.000 ore su un gioco. Però ci godiamo anche Minecraft per Switch, che comunque cioè deve avere coraggio per giocare a Minecraft su Switch. Non ho Steam, non sono a casa, ma volevo scrivere perché non ricordavo la mia password. Ho creato un account. Che vuol dire? Non ho capito. Va bene, grazie per avermi mandato il gradiente. Mi stai sfidando, Poldo? Ma ragazzi, se c'è qualcuno con più di 16.000 ore, sono curioso. Avrei più ore, ma troppi bot. Vabbè, Team Fortress 2. Anche tu, Isonso. Bene. Quanto pare gioco gettonato. Ho giocato solo a Lethal Company. Mi sono appena connesso e ho sentito 16.000 ore in un gioco. Sì, tutto è normale, normalissimo. 16.000 ore di spiaggia e roccia. Non chiamarmi Kid per il primo gioco perché ho dovuto disintossicarmi. Ora gioco a cose migliori. Vabbè, che cosa avrai mai come primo...
Giuro che non ti chiamerò in quel modo. Kid. Posso dire che mi vergogno, però ci sono giochi decenti, tra cui il capolavoro di Undertale, che rismoggio, me li lascia il golf, vai. Fall Guys. Merda, 100 ore su Fall Guys è grave, ragazzi. Intanto grazie a Il Maggio per il Prime e a Yuki per il settimo mese. Ciao, ragazzi. Poldo, mi fai un 10 fast finger per festeggiare? Che cos'è un 10 fast finger? È tipo... È questo? L'ho fatto bene? Intanto grazie a RVG Matt per il 21esimo mese. Magus, me le mandi su Discord, che evito di aprire WhatsApp e l'ultima volta ho liccato tutto. Vabbè, questo è normale, hai pure Stumble Guys. Normale arbitrio. Amo Stumble Guys con tutto il mio cuore. Ok, per un momento ho pensato non stessi trollando. Ragazzi, siete in troppi ad avere Stumble Guys come primo gioco. Questa cosa mi preoccupa. Mi difendo dicendo che ho giocato tantissimo quest'anno. A proposito, dovrei provare a giocare a 100 Factory Skibidi Poppidi Freddy. Skibidi Poppidi Freddy. Merda, bro, ma troppe! Zero giochi a cui hai giocato di recente. Merda, bro. Ti consiglio un po' di giocare. Dai, concediti un po' di gioco. Concediti un po'. Grazie a Mercury non Freddy per il Prime. Ottimo nome. Entra nel gruppo Telegram. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Ora abbiamo 16.000 ore su Rust da un lato e zero giochi nella libreria dall'altro. Penso che uno è battibile e l'altro no. E non parlo delle 16.000 ore. Ciao Poldo, che fine ha fatto il canale Poldo Meme Selection? Era bellissimo. Praticamente lo gestiva l'Elixu, però gli ho sparato. Geometry Dash 23 ore. Va bene, dai, tutto calmo. Sono io un vero gamer. Goose Goose Duck, Super Auto Pets, Multiversus. Poco Gaming. Dopo guardati sto video. Che video, eh? The most insane Steam profile ever. Posso guardarlo ora? Aspetta, fammi vedere. Steam levels. Wait, what? Holy shit, that's sick. Screenshot, you're right. Screenshot 69, workshop item 69, group 69. Anything. Madonna, assurdo. What? 69 ore, 69 screenshot, 69 item nel workshop, 69 group. 69 oggetti. Ma che cazzo? 6969. That's fucking dedication. Madonna, ma pure. Ma che cazzo? Yeah, like you can't. I was played 69. Badge collector. Badges earned 6969. Game card 69. Achievements. Average completion. Se ci fai caso, sono 65 screenshot. 66, 67, 68, 69. Average completion rate? Porca puttana. 69 pagine. Mio Dio, ragazzi. Ma quanto tempo ci stai per fare una roba del genere? Cioè, è davvero un sacco di lavoro per, solo per questo. Però non so cos'altro trova di 69. Oh wow. Porca puttana. Uno dei profili Steam più belli del mondo, penso. Nacho underscore. Verissimo, la gente spende milioni per un bel profilo Steam. Sì, è una delle cose più importanti della vita, avere un buon profilo Steam. È una delle cose più... Per vivere devi avere un buon profilo Steam. Cioè, penso sia uno dei requisiti generali per vivere nel pianeta Terra. E però così non vedo le ore, mi hai fatto lo screenshot alla libreria. Grazie a Correct per il 13esimo mese. Yo, hello, ma quello è Hone. Beh, mica male, pensavo peggio, cioè... Tom Clancy, Rainbow Six Siege, 500 ore, 447 ore su Battlefield, 318 ore su Rocket League, 259 ore su Grand Theft Auto, forse... Madonna, ma vi immaginate cosa succede fra 20 anni che Steam è online? Cioè, 20 anni di Steam vuol dire che ci sono utenti con 100.000 ore. Ten Fast Finger è un sito dove devi scrivere velocemente delle parole, sono curioso di vedere quanto fai. Damn, lo faccio dopo, ricordamelo per favore, ricordamelo. Come fai ad avere così tante ore su Battlefield? Perché? Perché è una merda, tipo? Volevo mettere più giochi possibile e volevo arrivare almeno a Undertale. Il gioco in cima lo gioco tempo fa, adesso lo tocco solo per i platform. 159 ore, Celeste, questo è Andrex. 100. Merda, 11 ore su Pizza Tower, Undertale per 9 ore. Dai, ci sta. Deep Rock Galactic 20 ore, ottimo. Ah, ma c'era scritto anche qua, non l'avevo notato. Beh, dai,
Ci sta 159 ore su Geometry Dash. È una variante comune. Non lo so nemmeno io. Scopriamolo. Merda, bro, anche tu. Sonic Generation ci sta, però. My Hero Ultra. Merda, ma c'è Epic Mickey 2 su Steam. È bello. Io ho giocato solo il primo e mi aveva ossessionato come gioco. E poi, vabbè, ancora sto cazzo di Ultimate Custom Night. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Posso dire che il mio Steam è condiviso tra me e mio nonno. Che vuol dire? Cioè, tu giochi contemporaneamente con tuo nonno? Merda, bro, tuo nonno fa i puzzle su Steam. Merda, bro, tuo nonno ha 700 ore di puzzle su Steam. O magari suo nonno gioca X-Plane 11 perché, non lo so, era nei militari, non lo so. Probabilmente mo a Pixel Puzzle ci gioca lui e il nipote, invece il nonno gioca Hollow Knight, per quanto mi riguarda. O a Cuphead, tipo, che cazzo ne so, a Omori. Va bene, dai, ci sta. Profilo molto rispettabile, dai. Secondo me è molto rispettabile, soprattutto per tuo nonno che ha aggiunto questo bel giochino qua in alto. Che bella avere un nonno con cui giocare. Ci sta Yu-Gi-Oh nel cuore. Beh, ci sta. Brawlhalla. Io per tanto tempo ho pronunciato Brawlhalla. Non so perché, l'ho scoperto da poco. Non picchiarmi, please. Merda, Samuel! 1130 ore su Gmod sono tante. 815 ore su Euro Truck Simulator, vabbè, è un lavoro. Ma però Garry's Mod, 1130 ore, ragazzi. Ma che cazzo hai fatto 1130 ore su Gmod? Che cosa hai fatto? Giocavi nei server RP? Che cosa hai combinato? Madonna. Meno male che su Steam non conta le ore passate su Samp, che era GTA San Andreas Multiplayer. Troppe ore giocate a quel gioco da piccolo. Mamma mia. Non essere troppo severo, please. Blender su Steam. Ma perché? Vabbè, ci sta. Poi Infra, che non so cosa sia. Gmod 185 ore. Team Fortress 2 ore. Dai, ci sta. Ci sta. Achievement Cittati Spotted? Che vuol dire Achievement Cittati Spotted? Ha fatto tutti gli achievement. Beh, anche su Euro Truck Simulator. Io mi sa che in nessun gioco ho tutti gli achievement. Questo l'abbiamo visto. Mancano i giochi belli come Raft e Deathloop, ma va bene comunque. Beh, Raft, gioco bello. Beh, ancora non era spuntato uno che giocava a FIFA. Perché tutti giustamente ci giocano da console. Merda. Uno di Gmod sta nello stesso server col creatore del gioco Jerry. Ma lo tieni citando, ecco perché. Ecco perché. In realtà sia su Final Fantasy o altri migliori, la gente deve relancer separati da Steam. È un po' un dito in culo, però. Sarebbe bello vedere proprio tutti i giochi giocati in vita tua. Minchia, bro, tu hai 260 ore su APB Reloaded. Tu sei del 2000. Tu sei del 2000. Solo chi è nato nel 2000 vuol dire che ha giocato durante... No, l'hai giocato per l'ultima volta nel 2022, merda. Cioè, APB Reloaded andava forte quando io andavo alle medie. Alle medie e alle superiori, tipo. Va bene. Poi, vabbè, Warframe, molto calmo. Ok, ancora nessuno supera le 5.000, le 16.000 ore. Me l'ha mandato Magus? Ah, no, merda. Aspetta un attimo. Allora, Magus mi fa vedere che ha giocato per 24 giorni, 15 ore e 9 minuti a Sea of Thieves. 24 giorni. Effettivamente sono tanti 24 giorni. Ok, però magari non faccio vedere WhatsApp. 1000 ore su Monster Hunter World. Merda, 300 ore su Elden Ring, però l'hai platinato quantomeno, bravissimo. Dark Souls Remastered platinato, ti manca da platinare Dark Souls 3. E anche The Binding of Isaac. Merda, The Binding of Isaac ha 637 achievement. Porca puttana. Poi vabbè, non commentiamo le 1000 ore su Monster Hunter. Sei un capo assoluto. Scoperto a caso, mi ha cambiato la vita. Merda, Astroneer, vero, molto bello come gioco, molto bello Astroneer. The Longing non lo conosco e nemmeno Terratech. Zero. No, c'è Denon in chat, dov'è Denon? Stai confabulando. Quante ore hai su Rust, tu bastardo? Non ho scuse, è un gioco terribile con la community italiana più toxic.
Rec Room, merda, è verissimo, è terrificante Rec Room. 389 ore sono tante. Terraria, ci sta, quelle sono le ore medie. Potion Craft, molto carino Potion Craft. Mandata la foto con tutti i miei dati della carta. Mandamelo su Steam, bro. Mandamelo su Steam. Non su, cioè, spero su Steam, su Discord, non nel forum. Non ho scuse, è un gioco terribile. Ah no, questo l'abbiamo visto. Su disco, voglio dire. Ho bisogno di amici. Il mio dinosauro preferito è il brontosauro. Slime Man. Slime Man? Aspetta. Sei Davide? Allora, Slime Man... Merda, ho rivelato l'identità di Slime Man. Non volevo. Chiedo scusa alla federazione dei supereroi. Ho rivelato l'identità di Spider-Man. Di Slime Man. È che era l'unica persona che si identificava come Slime Man e tanti punti per te. Cioè, tanti punti... Tanti puntini. A me... No, invece lui è Mario Sturniolo. Ecco chi è. Tu hai... 1287 ore su Tarkov, 707 ore col primo account. Ti hanno bannato o hai fatto due account proprio? Poi vabbè, 390 ore su Rust, su Counter-Strike e anche su Rust. Minchia, ne hai un botto su Rust. Merda, 75 ore su BattleBit Remastered. Porca puttana, sei un bel gioco BattleBit Remastered. Volevo portarlo in live, alla fine non l'ho più portato. Ormai penso sia totalmente... Non so, ci gioca ancora tanta gente? Era divertentissimo, mi ricordo. 70 ore su Stardew Valley, bravissima. Dice. Alcuni giochi li giocavo da PS4, il PC serie l'ho preso nel 2020. Ci sta. Watch Dogs 2, minchia, 80 ore su Brawlhalla, merda, terrificante. Quel gioco sta rubando i miei soldi e il mio tempo. Vediamo che gioco è. Merda! Da 80 ore su Brawlhalla sono diventate 364 ore. Bellissimo come Multiversus sia Brawlhalla per le persone che si sono rotte le palle di Brawlhalla. Non mi prendere in giro. Non ti prendo in giro. Uè, Super Mario, carissimo. Ciao, come stai? Il secondo più giocato è Fallout 4 con 142 ore. Ok. Team Fortress, 369 ore. Merda, ma quanti di voi giocano a Team Fortress? Allucinante. Non so come farle vedere tutte. Ho altri account su altre piattaforme, quindi rip. Porca troia. 2000 ore su Rainbow Six Siege. Merda se son tante, brother. Merda se son tante. No, non ve lo meritate un video su Team Fortress 2. Merda, sono tante. Merda, sono tante. Sono tante. Mi è andato in pappa il cervello, scusate. Bella questa foto, ti ringrazio per averla condivisa con me. Sei stato assolutamente molto simpatico. Questo è lo Steam di mia sorella. Tua sorella ha 6 anni. No, no, spero che non abbia 6 anni, perché 54 ore su VR chat. Se hai 6 anni, magari no. Odio giocare a Yu-Gi-Oh. Vediamo quante ore hai su Yu-Gi-Oh. 50 ore su Yu-Gi-Oh! E 300 su Elden Ring. Ma non l'hai platinato. Ti mancano un po' di achievement, bro. Malissimo, malissimo. Malissimo. Non aprire perché troverai altro che Albano. Non ho Steam, potrevo... E potevo anche non aprire questo PDF. Ma comunque l'ho fatto. Cioè, quindi qua dentro c'è Albano. No, bro. Cioè, allora. Tecnicamente se io apro questa foto adesso c'è Albano. Perché tu me l'hai scritto. Però me l'hai scritto appositamente perché io non aprissi lo screen, perché in realtà hai messo le tue ore di Steam e io ti devo prendere per il culo da morire. Quindi dentro questa foto non c'è Albano. Isaac l'ho iniziato poco tempo fa. Ok, vediamo Isaac. Duck Game, 70 ore. Merda, Duck Game importante. Cos'è Duck Game precisamente? Perdonami. Cap 56 ore, Getty Noverid 55 ore, The Binding of Isaac 28 ore. Va bene, attento è dietro di te. Dove? Ah. Ok, questo abbiamo visto. Ho giocato a VR Chat per colpa di Pane, Moro, Erve e Andrex. Ma è più riaperto dopo quel giorno. Chi sei? Matteo Gulino, merda. Merda, Matteo Gulino, madonna, tu non giochi a un cazzo, Matteo. Matteo, ma vatti a trovare lavoro, altro che. Altro che. No, il sondaggio non è chiuso. Ancora è aperto il sondaggio, vedi? Le risposte sono aperte. Accepting responses. Lo trovi pinnato in chat. Vincere è niente, perdevo contro l'AI, livello facile. Merda, comunque vedere 29 ore su Paladins, bro. No.
29 ore su Paladins, no, bro. Ah, mi hai mandato le ore su Discord. Vai, andiamo a vedere. Sedia mi ha inviato un messaggio e poi l'ha cancellato. Non so cosa fosse di preciso quel messaggio. Va bene. E 9000 ore, madonna. No, aspetta, vi faccio vedere questo. Questo è l'account di Denom. No, questo non è l'account di Denom. E l'account di Denom è questo. Tu hai 3473 ore su Rust. Vedi, come vi dicevo, le ore medie su Rust. 2430 ore su Destiny 2. Vabbè, Borderlands e Counter Strike ci sta. Overwatch 2 583 ore. Escape from Tarkov 994 ore. Merda, brother. Merda, brother. Destiny 2 che contabilizza tutto per bene. Ah no, su Destiny 2 mi sa che hai... ne hai un bel po' di ore. Merda. Sedia, non so se voglio mandarlo, è un po' imbarazzante. Mandami subito le tue ore su Steam. Immediatamente. Non ti tirare indietro, è un po' imbarazzante. Che cosa ci sarà mai? Mandamelo. Mandamelo. Se c'è Paladins sei morto, bro. Se tu hai Paladins nei giochi più giocati sei morto. Perché lo giochiamo insieme. 10 ore su The Sims, 4 ore su Overwatch 2, 3 ore su World of Tanks. Perfetto. Non mi sta arrivando ancora lo screen, Sedia. Non mi sta arrivando ancora lo screen, Sedia. C'è stato un periodo dove non so perché ero fissato con SL. Cos'è SL? Merda. Con gli SCP. Poi Crosshair X ci sta. Soundpad, 289 ore. 108,9 ore. Dying Light 2 Stay Human. Io e Sedia l'abbiamo quittato, raga. Lo giocavamo la sera in coop, l'abbiamo quittato. Merda, porca puttana. Che delusione allucinante rispetto a Dying Light 1, che mi era piaciuto da morire. 189 ore su Sea of Thieves, dai, ci sta. Marvel Snap, ok. Among Us, 60 ore, fa male da vedere, però succede. Sword Art Online, cos'è questa cosa qua in basso? Poldo, ho 641 ore su Fortnite. No, Matteo, non mi parlare mai più. Gioca piuttosto con me. Volevi le 1200 ore su Rust? Eccole, signor giudice. Eccole qua. Davide, tu hai 1200 ore su Rust. Complimenti, complimenti. Sei ufficialmente invitato nel mio team di Rust, che gioca una volta ogni 3 anni. L'ultima volta abbiamo giocato 3 anni fa, ovvero quando ho scoperto il gioco. E questo vuol dire che quest'anno probabilmente il team si rifonda. Hai 1823 ore su Minecraft. Ah no, aspetta, tempo di gioco 1823 ore, dove 568 ore sono su Minecraft. Da telefono. Merda, bro, come hai fatto a giocare 639 ore da telefono a Minecraft? No, non è solo per i sub il form, bro. Ci ho giocato poco, vai. Porco. Sei una persona molto simpatica, ti ringrazio per questa cosa, spero che domani ti svegli e cadi dalle scale, carissimo Foca Bianca, davvero, cadi dalle scale e fatti molto male, proprio sbatti la nuca e vai in ospedale. Allora, qua abbiamo 340 ore su Elden Ring, 200 ore su FIFA, ok, Dark Souls 176 ore, ok, Cyberpunk e Baldur's Gate, dai, uno chill. Non ho con me il PC, avrei altre 400 ore su Apex. Ok, 130 ore su Destiny 2. Beh, questo è molto normale. Merda, ragazzi, 14 ore su Crunker, non lo so come si pronuncia. Crunker. Va bene. Ci gioca ancora qualcuno a Crunker? Ho caricato direttamente uno screenshot, così sperando che va bene, perché ho troppi giochi e solo questi sono in top 3 più giocati. 225 ore su Counter Strike, 190 ore su Phasmophobia. Vabbè, dai, tranquillo questo. Non c'è nulla di strano a parte questo, che non mi spiego perché. Zula, madonna, da quanto non sentivo nomina sto gioco. Cos'è questo? Minchia, Trove, è vero, me l'ero scordato pure io, Trove. E io ho 150 ore, più di 150 ore su Cranker, malissimo. E effettivamente qua non si vedono le ore su Genshin Impact, perché ha il suo launcher, merda.
Grazie Prince per il 44esimo mese e rimango al terzo posto, che i primi due sono entrati senza form. Oh merda, attento ad Albano dietro. No, purtroppo ti hanno scavalcato Prince, mi dispiace. 500 ore su Elden Ring. Vedo che ogni persona ha una media di 500 ore su Elden Ring, quindi vuol dire che è la media di valore di quel gioco. Sekiro solo 40 ore. Dark Souls, ti è piaciuto molto Elden Ring? Sono felice, perfetto. Mi piacciono gli SCP. Vai. Mi sa che l'abbiamo visto prima questo. No, non è uno diverso, però ha comunque gli SCP in primo posto. Che gioco è quello? Non ho più pallida idea. Ho un bel po' di giochi, questi sono alcuni. Forse sono un po' pazzo, mi faccio schifo per Rainbow Six Siege. Merda, 1000 ore su Rainbow Six Siege. Effettivamente sono tante. Crusader King, Dragon Ball Xenoverse. Vai, va bene. Maggio è il mio più grande flex. No, brother. Tu giochi a Terraria moddato innanzitutto, quindi hai il mio rispetto, perché chi gioca a Terraria moddato vuol dire che dalla vita ha capito tanto. Poi hai 2000 ore su Brawlhalla. E devo rispondere un attimo al telefono. Devo fare una chiamata importante e merda. Ragazzi, datemi 5 minuti di tempo che torno e continuiamo col form. E vi metto un video di un gattino. Devo rispondere al telefono, non mi avrebbe chiamato se non fosse una cosa urgente. Quindi fatemi rispondere a questa chiamata urgente e intanto vi lascio qua. E cut spin, perfetto, questo va bene, non mi piace. No, questo non mi piace nemmeno. Dai, va bene, devo rispondere al telefono. Arrivo, raga, arrivo. Rispondo un attimo al telefono. Scopri Sunsilk e le sue formule innovative. Con biotina, proteine e oli. Tecnologia Active Fusion. Per capelli visibilmente più morbidi e splendenti. Sunsilk con Active Fusion. Ehi, io. Ciao, ciao, ciao. Ci sono. Sorry, ragazzi, perdonatemi. E ok, riprendiamo. Sorry, scusatemi tanto. Perdonatemi. Tolto Maxwell. Allora, sono le 21:38. Io devo reggere solo 20 minuti. E è brutto fare live dopo notizie di merda. Però ci siamo. Tutto a posto, raga. Tutto ok. Andiamo avanti con la live. Tranquilli, non è successo niente. Intanto, grazie a Just Unicorn per il Prime, carissimo, benvenuto. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram dei sub. Allora, eravamo arrivati a Maggio è il mio più grande flex. Questo non lo avevo. Ah no, è vero, 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 vero. Eravamo arrivati a Brawlhalla. Poi ho mandato solo gli screenshot di questo gioco perché gioco solo a questo. Ok, andiamo avanti. Merda, sono tante 847 ore su Isaac, però. Isaac è però il Rebirth, effettivamente. Non so se ti conta non so se ti conta anche le ore del vecchio Isaac. No, tutto ok, raga, tranquilli. Sono tutto a posto. Giuro che è tutto a posto. Nessun problema, non è successo nulla. E quindi ci sono con la live, non vi preoccupate, sono on point. Sono alla ricerca di altri begli screen. Tutto a posto, tranquilli. Non ho molte ore su Steam, gioco quasi solo a Minecraft. Ci gioco da quando avevo 11 anni, sarei curioso di sapere le ore. Me ne vergogno, Poldo, me ne vergogno. Cosa mi ha inviato? Cosa? Sedia! Cosa? Cosa? Sedia! Hai 7000 ore su Among Us! Hai 2000 ore su Stumble Guys! Hai 1150 ore su FNAF! Hai 1137 ore su Poppy Playtime! 120 ore su Elden Ring e 76 ore su
No, non è possibile. Allora, innanzitutto, come fai ad avere 1137 ore su Poppy Playtime? Poi 7000 ore su Among Us, brother. La quarantena. Brother, ma Poppy Playtime era uscita la demo in quarantena, sì e no. Ha una gran lore. Aspettate un attimo. Ah! Il font di Five Nights at Freddy's rispetto ad Among Us, Stumble Guys e Poppy Playtime è più a sinistra. La F... No, è invece giusta. Ragazzi, questo screen non è fake. Bro, è fake questo screen? No, secondo me è fake, dai, non può essere, vero? Devo cercare un errore. Devo cercare un errore, deve esserci un errore per forza, dai. Ah, eccolo, guarda, guarda, si vede il gioco sotto. Godo, t'ho sgamato. Merda, bro, meno male che t'ho sgamato. Stavo per perdere la fiducia in te. Stavo per perdere la fiducia in te. Mamma mia, meno male, bro. Meno male, bro, meno male, bro. Meno male, bro. Meno male. Sono felice. Sì, è fake tutto. No, perché hai sospeso sedia, Prince? Sedia è un iPad Kid. FNAF non ha achievement. Merda, bro. FNAF non ha achievement. Devo trovarmi un paio di occhiali per fare questa gag. Però dai, bello, bello, dai. Mi è piaciuta questa gag. Grazie, Sedia. Ti voglio ancora bene. Poi mandami davvero i tuoi giochi, sono curioso. Bella, Poldo, il PC da 2 anni. 1000 ore su Apex. Beh, è molto rispettabile, onestamente. Molto rispettabile. Meno male che non si possono vedere le ore di Fortnite e LOL da Steam. Ci sta, però se hai 400 ore su Brawlhalla, va bene. Ci sta. Ci sta. Lui non si vuole nemmeno giustificare. Navor, 260 ore su Company of Heroes 3 e 1200 ore su Company of Heroes 2. Ti è piaciuto di più il 2, mi sembra, a giudicare dalle ore. Merda, tu hai Steam da 14 anni, frate. Tanta roba, complimenti. Dell'ultimo mi vergogno un po', ma anche 350 ore su GTA 5 sulla PlayStation. Merda, raga. Devo dirvi una cosa, i giochi della Lego stanno scomparendo. Stanno scomparendo. 57 ore sul gioco della Lego, ci sta, però stanno scomparendo. Prison Architect, tanta roba. Io da piccolo ero ossessionato da Escape Simulator, si chiamava? No. Escape... No, non è Escape Simulator, aiutatemi. Era ambientato in una prigione... No, non è Escape from Tarkov, aveva sto stile, dai. The Escapist, bravissimi. Io da piccolo ero ossessionato da The Escapist. Non potevo giocarlo perché non avevo la possibilità di scaricarlo. Avevo provato a craccarlo ma non ce l'avevo fatta. E mi ricordo che ho guardato qualsiasi gameplay di creator italiani, da FaVJ a Mike Shosh a Gabby, e li conoscevo tutto il gioco a memoria e scrivevo sotto i commenti di ogni video come aiutare tutti gli youtuber ad andare avanti su The Escapist. Mi vergogno un po' del mio passato. Di base gioco di più da console, ma di solito non finisco i giochi. Su 161 ne avrò finiti 10. Vai. Beh, ci sta. Neanche io tendo a finire i giochi. Che palle, sono un iPad Kid pure io. Monkey Island, però dai, prova a finirlo, bro. Prova a finirlo. Sei un evento canonico per YouTube Italia. Esatto. No, agli FPS ho anche tutti i Farming Simulator. E lì sì che ci ho messo ore. SnowRunner 34 ore, merda, comunque i Farming Simulator è vero. Meno male che non si possono vedere le ore su Cityville della Zynga Games, perché se si potessero vedere le ore su Cityville, mamma mia ragazzi, mamma mia, non ho mai speso un centesimo nella mia città su Cityville. E mai speso un solo centesimo su Cityville, ma avevo la città più bella del mondo, confusionaria as fuck, perché mettevo tutto a cazzo, ma era la città più bella di tutta la mia scuola, proprio tutti i miei amici me la invidiavano.
Se non avessi perso il mio vecchio account avrei oltre 700 ore su Terra e 300 su CSGO e svariate ore su dei giochi che non ho voluto ricomprare. Non so, immagini di Carrapepe, non era Carrapipi quello. 320 ore su Terraria, ci sta. Terraria moddato, raga, tanta roba. È tanta roba. Jurassic World Evolution, The Forest. Beh, dai, Red Dead Redemption 2, 100 ore ci sta. Dai, fra 15 minuti vi faccio vedere i miei giochi. C'è un gioco di cui mi vergogno parecchio. Sono nato scimmia. Halo Infinite, 2000 ore, brother. Bravo. Te lo meriti quelle 2000 ore su Halo Infinite. Don't Starve Together, 920 ore. Damn, Don't Starve è un gioco molto bello, però ha il problema che tipo dopo che superi delle certe fasi del gioco ti spacchi il cazzo. Battle Royale, merda, bro. Z1 Battle Royale è tipo prima di Fortnite, prima di PUBG, perché è quello da dove è arrivato PUBG, ovvero la Battle Royale di DayZ. Merda, bro, tu un antenato dei Battle Royale. Complimenti, davvero. Complimenti, brother. Non ho Steam, ma l'Xbox però volevo condividere ciò. Adesso non ci gioco più. Vai, vediamo che cosa stai condividendo. Brother, 200 ore su Fortnite. Sono tante 200 ore su Fortnite. Si possono vedere le ore su Epic? H1Z1 si chiamava. Sì, sì, sì. Come si vedono le ore su Epic? Libreria... Sono 200 giorni. Quanti giorni sono 200 giorni? Perdonatemi. Quante ore sono 200 giorni? Sono 200 giorni e non ore. Io ho letto ore. Sono 4800 ore su Fortnite, my man. Come si vedono le ore su Fortnite? Io ho solo Fortnite installato. Come si vedono? Penso devo andare qua e... Lo devo cliccare. No, ho avviato Fortnite. Porca puttana, ragazzi. Ah, ho avviato Fortnite. Ho avviato Fortnite, raga. E niente, mo faccio una vittoria Royale e poi lo chiudo. No, no, dai. Cambiate categoria veloce, ti bannano. No, dai, lo sto chiudendo, non si è ancora aperto. Non si è ancora vista la schermata, non mi possono bannare. No, mi bannano, no! 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 Che è successo? Mi è esploso tutto. No, ragazzi, ma non si chiude Fortnite. Per quale motivo? Voglio chiudere Fortnite. Perfetto. Volevo solo vedere quante ore avevo su Fortnite. Come si fa a vedere? Libreria. Ti mando il tutorial su Discord. Grazie, Diego. E hai giocato per 119 ore. Merda, raga. Ma che cazzo giochi a Fortnite? Che imbarazzo. Ho 119 ore su Fortnite. Sedi, a quante ore hai su Fortnite? Quante ore hai su Fortnite? Ma da quando giochi a Fortnite, Poldo? Da quando mi ha introdotto Sedia? Abbiamo fatto una live chiamata la prima volta di Poldo su Fortnite, tipo. E da quel giorno non ho smesso di giocare a Fortnite. Ci giochiamo ogni giorno, ragazzi. È assurdo. La mattina, il pomeriggio e la sera almeno una partita la facciamo. È diventata atroce. Ho diventato un esperto di Fortnite. Non sono più quello di una volta. Porca puttana, sono un Fortnite kid. Sì, 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 sono un Fortnite kid. Ciao, The Sims 3 perché The Sims 4 mi annoiava. APB perché nel 2000 qualcosa era figo. Prison Architect, ci sta. APB, bravo che ne hai 148. Ipocrita di merda. Oh, addirittura The Sims 227 ore. Two Point Campus. Vabbè, ci sta. Ciao, Ginghi, grazie. Hai letteralmente buttato nel cesso 60 giga. Vabbè, dai. Grazie, Ginghi, per il terzo mese. Hello, carissimo. E grazie a Nick Flame Live per i beat. Sì, ma io sono un iPad kid. Quante ore hai su Fortnite, bro? Quante ore hai? Fierce to Fathom, hai giocato 9 minuti. Ma minchia, bro, potevi fare qualcos'altro. ho anche circa 5000 ore su World of Warcraft spalmate in 12 anni. Beh, dai, ci sta, 12 anni di World of Warcraft è giusto. Anzi, sono poche 5000 ore in 12 anni. Ho fatto un rutto che sapeva di kebab. Mamma mia, che schifo. Avevo 14-15 anni e non avevo soldi per giochi migliori. Chiedo Venia. Bro, come cazzo fai ad avere Paladins? Ma con tutti i giochi gratis che ci sono su Steam, tu hai Paladins.
Bro, ma con tutti i giochi che ci sono, davvero, tu ti fai trovare Paladins nei giochi più giocati di Steam. Bro, ti sei rovinato il profilo Steam. Ti sei rovinato il profilo Steam, bro. Tutto, ma non Paladins. Aggiungi 2 migliaia di ore su Minecraft e 200 ore di Death Stranding. Vai. Merda, è vero che non conta le mie ore su Minecraft. Io su Minecraft ho tante ore. Porca puttana. Quindi non me lo dà. Ma ho anche 93 ore su Persona 3. Ok, è il primo The Witcher. Fai, fammi vedere. Helldivers, ok. Total War Attila, Baldur's Gate. Ma sono messi a caso. Ah, non sono i giochi più... Ok, sono gli ultimi giochi con più ore. Alien Isolation. Allora. Ma com'è possibile avere 12.000 ore su Resident Evil 2, su Alien Isolation, su Dishonored, su Borderlands The Pre-Sequel, su Dying Light, su Bioshock Infinite e Borderlands 2? Allora, uno penso sia photoshoppata, se non è photoshoppata è presa da internet, perché è in inglese. Quindi, secondo me, o è un fake o semplicemente è presa da internet. È in inglese, effettivamente. Mi puzza, non lo so. Non lo so, mi puzza un po'. Mi puzza un po', perché avere 12.000 ore su Borderlands The Pre-Sequel, bro, non è possibile. Non è possibile. Volevo solo farti vedere Fortnite, giusto per farmi insultare. Sono tante 3.000 ore su Fortnite, eh? Sono tantine. Grazie, Fier, per il 14° mese. Ciao, carissimo. Quelle di Elden Ring saranno almeno il doppio che non sono contate quelle giocate con le mod. Porca puttana, frate, quasi 1.000 ore su Elden Ring, 756 ore su Destiny 2, mamma mia, 120 ore su Dark Souls, vabbè, poi gli altri sono tranquilli, però merda, 1.000 ore quasi ad Elden Ring. Poldo Fortnite Kid, ragazzi, non ho una skin, non ho un balletto su Fortnite, giuro. Sono con la skin base, sono un pezzente. E vediamo. 700 ore su Rainbow Six Siege, Deep Rock Galactic, ok, ci sta. Merda! 170 ore su Deep Rock Galactic, bro, tanto rispetto. Sì, ho visto Diego che ne hai tipo 500, bro. Questo è Steam, gioco molto anche a giochi di altri launcher. Sì, infatti Sedia dovrebbe comprarmi una skin per scusarsi di avermi buttato su Fortnite. Allora, qua abbiamo... Fuck Putin! Fuck Hitler! No! Cioè, sì, no, giusto, invece sì, altro che no, sì, no, intendevo, è strano che siano qua con quel no, non che non debba essere mandato a fanculo. E almeno non c'è Sex with Hitler, sì, anche quello mi ricorda, era terrificante quel gioco, porca puttana. Terrificante, ragazzi, no, toglitelo dal catalogo, per carità di Dio, toglitelo dal catalogo. Cos'è? No, mi ha mandato la maledizione del Nilo, che è? Anche tu hai un bel po' di... Ti mancano due achievement, bro. L'ultima volta c'è prova del 12 aprile e siamo al 18. Bro, ce la puoi fare, credo in te. Due achievement e hai finito Dark Souls 3. Ce l'hai fatta con Elden Ring in 320 ore e ti manca Dark Souls con 746 ore e non ce l'hai fatta. Dai, bro, datti una mossa, cazzo. Ciao, Pod, ecco la mia top 10 giochi per ore. Vai. GTA 5, 250 ore. Gmod, ok, io dove ho GTA 5? Ma io GTA 5 c'ho nel launcher di GTA, effettivamente. Ciao Poldo, ti piacciono le foche? Poldo, ecco qui le mie ore su Steam. Merda, sono tante. 1300. Dai, vedo gli ultimi tre screen, dopodiché vi faccio vedere i miei. Allora, ultimi tre. Rocket League 900 ore, Marvel Snap 500 ore, Binding of Isaac 275 ore, Brawlhalla, Crunker. Merda, su Crunker 170 ore sono tante, però tanta roba.
Tanta roba. Grazie Lollo che mi clippi le scene, ti voglio un botto di bene. Un giorno, cappellino dei Morbid Angel, no, sono i Final Form. Un giorno ho vinto una chiave per un gioco random di Steam. Dal tempo di gioco potrei capire quanto mi è piaciuto. Cioè 60 secondi di orologio, proprio click clack, click clack, click clack, l'orologio fa 60 rintocchi e tu hai chiuso il gioco. Ti ha fatto cacare proprio il menu, non lo so, in questo punto. Ho giocato un sacco di ore, un sacco di giochi, ma questi sono quelli recenti. Vai, ultimi due. Oaked, ok, va bene, molto tranquillo questo. Geometry Dash, tante ore. L'ultimo, può sembrare un meme. No! Cos'è Vipet? Vipet Simulator. Cos'è Vipet Simulator? Cos'è Vipet? Porca puttana. E tanto che Jeff, hashtag fanne un altro. Comunque per una volta che ho scritto un messaggio della subserie e concentrato non leggevi la chat, mannaggia. Grazie di quest'hashtag. Non so cosa sia questa cosa. E va bene, va bene. Grazie di cuore per la sub. Ok, è il momento di far vedere le mie e le mie ore su su Steam. E io non me le ricordo perché non le ho controllate prima della live, quindi non so cosa ci potrebbe essere all'interno dei miei 124 giochi. Gli ultimi 3 giochi li ho giocati per le live, quindi non vi preoccupate, non ci sono problemi. Allora, 493 ore su Rocket League, pochissimo. 443 ore su Rust, 354 ore su Paladins, scusatemi, Apex Legend 186 ore, Borderlands 2 115 ore, 70 ore su Beat Saber, 56 su Dying Light, 46 ore su Untarned, 46 su Terraria, 44 su Fallout 3, 40 su Garry's Mod, 35 ore su Crosshair X, Among Us 30 ore, merda sono un sacco, Far Cry 5 28 ore, Placid Plastic Tax Simulator 25 ore, Cuphead 23 ore, The Forest 23 ore, questa è per il VR 21 ore, Raft 16 ore, Dishonored, Dying Light 2, Battleborn, Of Guards and Thieves, Fall Guys, Fallout 4, ma che vabbè, poi si va giù 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 in giochi che ho giocato praticamente poco. Vediamo qual è il gioco che ho giocato di meno. Zombie Driver HD è il gioco che a quanto pare ho deciso di non giocare. Questi sono tutti i giochi che ho giocato durante le mie live di Steam a cazzo di cane, perfetto. Alcuni giocati 14 minuti. Allora, chiedo scusa per Paladins qua. Mi piaceva da morire Overwatch, ma non avevo i soldi per permettermi Overwatch. Tutti i miei amici giocavano a Paladins e non a Overwatch. Solo un amico giocava ad Overwatch e si sentiva superiore. Quindi io odiavo Overwatch. Poi ho scoperto Overwatch, l'ho comprato e mi sono innamorato di Overwatch. Ho giocato tantissime ore ad Overwatch e da quel giorno ho abbandonato Paladins. Però Paladins per un po' di tempo è stato il gioco che giocavo tutti i giorni, competitivo. E tira fuori le ore su Overwatch. Mi sa che non so come si fa. E si può vedere quante ore sia su Overwatch? Quando si Overwatch Hours? Ma devo andare dal profilo, non lo posso cercare online. Cioè, devo aprire Overwatch. Si deve aprire Overwatch. Vabbè, l'avevo visto di recente con Sedia. Non era nemmeno troppo. Non era nemmeno troppo, dai. Poldo, ci stai scammando? Perché? Le ore le ho fatte vedere, con Fortnite che aumenta, comunque ha appena superato Borderlands, arriva quasi ad Apex Legend. Quasi quasi lo riscarico Apex Legend, voglio riprovare a giocarci. Com'è? È ancora bello? Penso sia stato modificato da morire, porca puttana. Magari mi recupero la, come dire, la dignità provando a giocare ad Apex, però devo convincere Sedia perché lui è fissato con Fortnite. Abbastanza incasinato ma giocabile. Non è mai stato bello, addirittura non è mai stato bello?
Va bene. Ci ho giocato con i miei due amici, mi ha fatto cacare. Bene, molto bene. Ok, amici, direi che per la Forms Night di stasera abbiamo dato. Io ringrazio a tutte le persone che hanno condiviso con me le proprie ore. Questa live verrà editata e ricaricata sul canale Poldo Gaming fra una settimana. La stessa sera faremo una nuova Forms Night.